Questo programma contiene un linguaggio forte e riferimenti sessuali espliciti. Negli episodi precedenti di Ex on the Beach, Alicia, qui finisce la strada per te. Cory e Taylor sono riusciti a mandare via l'ex di Cory, Alicia. Lewis è ancora all'oscuro del segreto di Victoria. Lewis è un ragazzo molto sensibile, non so cosa pensi o cosa provi al momento. Si è scatenato l'inferno quando il potere dell'eliminazione è passato in mano agli ex. Derrick, tocca a te adesso! Io ho fatto di tutto per te! Derrick è riuscito a mettere tutti contro Torai e l'ha mandato a fare le valigie. E abbiamo un cat. Oh mio Dio. E stasera? È stato bello conoscervi. Altrettanto. Nella capanna dei segreti, Lewis scopre cosa gli ha nascosto Victoria. Dici solo stro... Insomma, che ti aspetti da me? Hayley flirta di nuovo con Derrick e Chris comincia a ribollire di gelosia. Sto pensando che se tornassimo a casa tu staresti con me. Il potere dell'eliminazione torna ai single. Hai un cat. E un arrivo esplosivo scuote la villa. Al momento sono tutti dei completamente fuori di testa. It tastes so good once it hits your lips, and I don't even really give this is. I'm trying to get open mouth kisses is now, now, now. 10 star dei reality e dei social sono venuti alle Hawaii pensando che avrebbero vissuto una stupenda esperienza tra single, ma i loro ex avevano altri programmi. Ecco a che punto siamo. Chris e Hayley stanno ancora cercando di sbrogliare i loro complicati sentimenti. Fate e June si stanno avvicinando, ma non così in fretta come vorrebbe Fate. Polly e Lexi stanno andando forte. Lois è ancora confuso su ciò che prova per Victoria. Forse perché lei lo evita come avesse la peste. E dopo che Derrick ha spedito a casa Torai, Angela torna single, ma non è pronta per un'avventura. È difficile starsene qui. Non so che cosa fare perché ho avuto solo lui. Se non fosse che vi voglio tanto bene, me ne sarei già andata. Lo rivedrai. Derrick è un idiota, lo sai? Angela si sbaglia, ma sai che c'è? Non me ne importa. Ho fatto quello che dovevo e se dovessero cacciarmi, pazienza. Sì, ma non ti preoccupare. È il primo giorno senza Torai e sono riuscita a superare la mattina senza piangere. Derrick può andare a scoppierà la terza guerra mondiale su questa spiaggia. Quando hai tempo, possiamo parlare. Ecco fatto. Angela è il tipo di ragazza che vorresti far conoscere a tua madre, ma che poi prende a pugni tua sorella. Ho paura per Derrick, perché quando l'uragano Angela parte, non fa che aumentare velocità e raffiche. Mandatemi a io devo sapere, non dico vaffa. Sei un smettila, smettila. Basta! Fratello, sei veramente a un passo dal farti tagliare entrambe le Voglio che uno di questi ragazzi faccia sesso con me. Ne sono rimasti pochi. Buttiamo giù una lista. Torai non c'è più. Già. Cory. Taylor ti ucciderebbe, ho ripreso. Chase? Solo opzioni. Solo opzioni finora. Lewis. Lewis. Un'opzione, Il mio ex, Lewis, mi ha dato un voto crush. Mi fa capire di continuo che vuole stare solo con me per parlare, ma a me piacciono i ragazzi alti. Quindi continuerò a dare la caccia a Chase. Sempre. Va bene, Chase. A quanto pare sei tu il vincitore. A che punto sei, fratello? Non lo so. Sì, allora come va? Non lo so. Il massimo del contatto che ho avuto con lei è stato quando le ho dato un crush e lei mi ha dato un abbraccio. Quindi non so cosa provi. Potenzialmente si potrebbe trovare quella connessione che avevamo prima. Ma ho la forte sensazione che mentre parlavamo ci fosse dell'altro sotto. Non ho niente contro di lei, è una ragazza in gamba. Mentre Lewis si chiede cosa gli starà nascondendo Victoria, Fate si domanda perché June con lei si comporta più come amico che pretendente. La migliore posizione ninja che conoscete. Sì, pronti? Bravo, prova a picchiare tutti. What the? Non sono un bravo ninja. Non mi dà affatto le attenzioni che voglio da lui, se devo essere sincera. Questo ti piacerà, si chiama ninja. Polly ha le braccia corte, questo non va bene. Per me è difficile. Non penso. Io voglio che lui mi dia più attenzioni, è carino, spiritoso. Vorrei essere io, vorrei dirgli tagliati di dosso. Certo. Capisci certo. Cosa intendo dire? Tu vuoi che non ti lasci mai in pace? Sì, voglio che faccia di più. Solo per le mani. Solo le mani? Ok. June deve dare di più a Fate. Lui non gli dà abbastanza attenzioni e lei soffre per questa situazione. Io le ho detto che ci deve parlare. Voglio che lui stia sempre con me. Sì. Io non capisco.
Non mi schiaffeggiare! Devi essere più veloce! Muoviti più veloce! Non mi schiaffeggiare! Povera Fate, vuole soltanto delle attenzioni da parte di June. Ma forse dovreste fare tutti attenzione all'ascensore? Abbiamo un messaggio! Messaggio in bottiglia! Eccolo qui. Victoria e Louis. L'unico modo per uscirne è buttarcisi dentro. Siete pregati di scendere nella capanna dei segreti. Mi sento sicuro, non ho niente da nascondere. Ma quando ho visto la faccia di Victoria, mi sono detto, ecco che arrivano le È stato bello conoscervi. Altrettanto. Ho paura. Vediamo cosa c'è. Dunque. Mi chiedo cosa stiano c'era facendo scritto, lì sotto. C'era scritto, vi state evitando. È l'unico modo per risolverla. Sta per uscire un c***o di casino. A volte, per capire veramente cosa è accaduto, devi guardare il passato. Premi play. Non esce mai niente di buono dalla capanna, andrò di sotto. L'ultimo ragazzo con cui sono uscita è stato più di un anno fa, ma onestamente Louis è stato l'ultimo con cui sono stata insieme. Io in realtà non volevo una relazione seria. Mentre stavo con lui, frequentavo qualcun altro. Per divertirmi, era così sexy che non ho voluto smettere di scopare. Così mi sono detta continuo. Sinceramente frequentavo altri due ragazzi. Mi sento un pugno nello stomaco. Victoria dice che non frequentava solo uno, bensì due ragazzi, mentre stava con me. Mi ha preso per il c***o. Mi sento un coglione. Mi sento un idiota, uno scemo. Sì, ho cominciato a frequentare anche un altro ragazzo immediatamente. Ma hai detto mentre stavi con me? Insomma, dici stronzo. Louis e io non ci siamo mai detti esplicitamente che eravamo in una relazione esclusiva. Sono una indipendente, quindi se sono la tua ragazza faccio il c***o che mi pare, chiaro? Quando hai una relazione, se non chiarisci bene le cose, porca tro***a, non ti puoi aspettare che io mi comporti come fossi la tua ragazza, punto. Se non lo fai, se non li chiarisci concretamente, allora non le puoi pretendere. E se tu fossi stato il mio ragazzo, non avrei frequentato nessun altro. Va bene. Quindi, tu non dici quello che pensi, tu non parli. Ma che io ti aspetti da me? Non hai mai niente da dire, sono stufa del tuo c***o di modo di fare, sei immaturo. Victoria comincia a dare la colpa a me di tutto. Comincia a dare a me tutte le responsabilità. Ma che c***o? Dov'è? Dov'è il rispetto? Così ho deciso di guardare di nuovo il video, perché devo ascoltare bene ogni parola. Mentre stavo con lui, frequentavo qualcun altro. Lui dormiva da me ogni notte, insomma. Non voglio dormire da sola, è ovvio che... C'è poi l'altro, insomma, ragazzo... Certo, certo, sì, esatto. Ha detto io frequentavo qualcun altro. È stato peggio di ciò che lei cercava di farmi credere. È davvero terribile, è pazzesco. C***o, è proprio c***o. Beh... Porca... Tra poco, l'arrivo di un nuovo inquilino... Oh mio Dio! Al momento sono tutti dei completamente fuori di testa. ...potrebbe distruggere Cory e Taylor. Sì, invece, perché dovrei restare qui? Cos'è successo? Lo sapevo. Che c***o? Quando è arrivato alla spiaggia, gli ho detto chiaro e tondo, sì, frequentavo altre persone. Frequentavo? Volevi dire lo tradivo, Victoria? Tu non mi hai mai detto che ero la tua ragazza. C'era un altro che mi cercava, che mi voleva e... Me l'ha detto chiaramente, mentre tu non hai chiarito un c***o. Sì, ho frequentato un altro, sì, ho frequentato un altro. È uscito fuori il vero carattere di Victoria nella capanna dei segreti. Frequentava non uno, bensì due ragazzi, mentre stava con me. Mi ha preso per il c***o. Che c***o, mi sento un c***o. Strano. Dici bene, Lexi. E sarà ancora tutto più strano quando il prossimo gruppetto di ex colpirà la villa come uno tsunami. Fateci vedere le bandiere! Jasmine! Jasmine! Finalmente! Sono nervosa al pensiero che probabilmente oggi arriverà un mio ex, perché ogni volta che arrivano degli ex, qui succede sempre un gran casino. Cory! Perché? Oddio, perché? L'ultima volta che ho visto la mia faccia su quella bandiera è arrivata Alicia. Ma a questo punto non sono granché preoccupato per le mie ex. Fintanto che io e Taylor stiamo bene, non me ne frega niente.
Cameron! Cameron! Io sono un ex! Che c***o? Insomma, c'era la mia faccia sulla bandiera, mi sono detto c***o. Perché io sono un ex e finora non era mai accaduto, quindi mi sento strano al momento. Sono ansioso, nervoso, porca miseria. Cameron, sei il primo ex sulle bandiere. Lo so, amico, che c***o di casino. Sono nervoso. Ah, sì? Che potrebbe essere? In ogni caso, io torno da te. Di nuovo. Di nuovo da quel grande bastardo. Di nuovo in questa c***o di spiaggia. Ed ecco il nostro moderatore, Romeo. Bentornati sulla spiaggia, cari. Mi sento male, giuro. Lo so, sei felice di vedermi. Stiamo per scoprire chi di voi sta per essere colpito da un nuovo ex sulla spiaggia. Io e Taylor abbiamo già superato una tempesta. Abbiamo affrontato i nostri peggiori ex. Lei ha spedito a casa Andre, io Alicia. Li abbiamo mandati tutti e due dritti a casa il giorno dopo, a fare le valigie. Signore e signori, siete tutti pronti per incontrare un nuovo ex? Che venga fuori lui o la lei. Sono tesa per ciò che sta per succedere. Forse tocca a me, forse è il mio ex. Ci sono alcune ex che non vorrei rivedere, quindi mi sento nervoso. Andiamo. Ecco, è la mia. Sono Shanley, ho 27 anni e sono di South Bend, Indiana. Forse mi avrete visto su Are You The One, stagione 1. C'è chi dirà che sono quella ragazza in gamba che era in TV, oppure quella strega della TV. Cameron e io in realtà ci siamo conosciuti ad Are You The One. Lui aveva una ragazza, ma noi abbiamo costruito una bella amicizia. Dopo le riprese, Cam ha rotto con la sua ragazza e poi c'è stato qualcosa tra noi, ma alla fine si è tirato indietro. Da parte mia potrebbero esserci ancora dei sentimenti e voglio stargli dietro. Che cosa provi nel rivedere Cameron? Sinceramente sono qui per mostrargli cosa si perde. Oh, mi piace! Ok. E cosa si perde? Che cosa? Tutto quanto. Insomma, a parte le tette, tutto il resto è di primo ordine. Quindi ha perso un'occasione? Sì, l'ha persa. Non so nemmeno perché. Era la ragazza più dolce e più premurosa che io abbia mai incontrato, ma avevo paura che la nostra amicizia sarebbe finita e quindi non ho continuato. Che stronzo sono stato. Oh, beh, ora che è arrivata un po' di dolcezza, diamo spazio a qualcosa di piccante. Vai avanti, Romeo! Allora, come sapete, le ex hanno votato l'eliminazione di Torai, uno dei single. Adesso siamo 9. Ma penso che dovremmo riportare il numero dei single a 10. Cosa? Stai scherzando? Più siamo, meglio stiamo, no? Siete pronti per incontrare il nuovo single? A questo punto, gli ex non potranno più votare per le eliminazioni. I single riprendono il potere. Questa è una vera storia. Che diavolo di intreccio è mai questo? Quella è Alicia. Non mi dire! Oddio! Io sono Alicia, sono stata in casa come ex di Cory e sono stata eliminata. Si pentirà chi ha detto addio Alicia. Ora sono un oggi. Questo è davvero uno scoop. No, sono non possono far tornare qui la gente e farla diventare oggi. Sono Derek, Angela, Taylor, Cory, sono tornata. Volevate farmi fuori, ma sono ancora qui, Lo capiranno, non fate gli con me. Accidenti, sono al diavolo, Cory. Sono fregato. Aspetta, Cory, no, dai, vieni l'abbiamo qui. Già mandata via. Sai che risate in casa, sì. Sono fuori, tutti. Fuori. Capisco perfettamente che non voglia avere a che fare con questa situazione. Non ho mai visto Cory così arrabbiato. Di sicuro prova ancora dei sentimenti per Alicia, altrimenti non si spiegherebbe la reazione che ha avuto. Bene, ascolta, Cameron. Ti do un po' di tempo per stare da solo con la tua ex Spettro, ok? Ex Spettro? Ci vediamo dopo. Ciao. Ci vediamo alla prossima. Posso eliminazione. Posso avere un drink, sì, per favore? Certo, abbiamo della tequila. Mi sei mancata. Oh, Gesù, ragazza, bentornata. Sono così emozionata di essere qui con te, Cameron. Sarà quindi l'hashtag del giorno. Hai inventato un nome? Non l'ho inventato adesso, non te lo ricordi? Mm. Non lo sapevo. Ho sempre avuto una cotta per Shanley, dalla prima volta che l'ho incontrata. Amo i suoi tatuaggi, il modo in cui si presenta. Insomma, potrebbe essere hashtag Cameron da qui in poi. Staremo a vedere quello che succederà. Ti interessano altre ragazze?
Cioè? Ne hai baciata qualcuna? No, non ho baciato altre ragazze. Ci sono ragazzi che potrebbero piacermi. Forse. Insomma, quei ragazzi non sono tutti esattamente come me. Io sono... Tu sei l'unico. C'è un altro ragazzo magro. Sì. Sono totalmente attratta dal fatto che sia uno spaghettino sottile. Se vuole avere un futuro con me, avremo dei bambini carini. I miei piccoli spaghetti. Mentre Shanley sente già l'amore per Cameron, Cory sta per scoprire che tipo di single sia Alicia. Fai addio, di valigia e vattene! Che cazzo ti prendi adesso? Tu sei soltanto un mostro! Lo sai cosa stai facendo? Cosa sto facendo? Cosa? Dimmelo! Sei tornata se ti abbiamo cacciata via già una volta. Non voglio starmene qui a guardare mentre stai con un altro. So che Alicia si metterà con qualcuno solo per farmi un dispetto. Lo so. E mi ferirà. Questa cosa mi distruggerà. Sembra che Cory in effetti provi ancora dei sentimenti per Alicia. Sì, sono sicuro che per Taylor non ci siano problemi. Con chi mi metterò? Per quale motivo sei voluta tornare, Alicia? È una vacanza, faccio quello che c***o mi pare. Sono Alicia la single, quindi posso stare con chi mi pare. Non ho parlato male di te una sola volta in questa casa. Non ti ho mai mancato di rispetto, ci sono ancora dei sentimenti. Ma che c***o stai dicendo? Allora perché vuoi metterti in una situazione simile? Non ti comportare come se non ci fosse più un c***o. Abbiamo chiuso appena 2 settimane fa. Se ti rendi che conto? Sentivi, 2 settimane. Allora non ti saresti buttato subito su qualcun'altra? Ti rispetterei di più se avessi aspettato qualche giorno, c***o. Ma la prima notte già scoprivo. No, aspetta, frena. Adesso sei tornata e cerchi di dimostrarmi qualcosa? Che cosa stai cercando di dimostrare? Dovevo restare a casa e tu qui a sarei dovuta restare come una a piangerci sopra col c***o. Tutti vogliono che Cory e Taylor vivano felici. Datti una regolata e attento a come parli. Sono sicuro che se dicessi di voler stare con te, tu ci staresti. Tu non puoi svegliarti ogni giorno, guardarmi in faccia e dirmi che non te ne fotti un c***o della nostra situazione. Se pensi di essere venuta per goderti questo bellissimo paradiso, è una c***o. Questo non è il paradiso, non è un c***o di niente. Ho la testa che mi scoppia, lo sapevi che sarebbe stato così. Ma sei venuta per rompere il c***o. Questo non si fa. Perché sei tornata? Ma che vuoi? Che perché cosa vuoi? Perché sei tornata? Me? Per te? Divertiti. Cory è qui per avere la sua fetta di divertimento. E ora che gli sbatto la torta in faccia, non sa cosa farsene. Questa volta sono venuta per me, ma non significa che voglio andare a letto col primo che capita. È evidente. A meno che non sia Romeo. Mentre Alicia cerca di convincere se stessa che non vuole Cory, Victoria è impegnata a convincere se stessa che non ha tradito Louis. Erano solo Gli ho detto che frequentavo altre persone. Gli ho detto di uno con cui sono stata insieme. Da una parte mi diceva di tornare da lei ogni notte, ma mentre giocavo a baseball lei se ne altri due. Non uno, ben due. Se non mi tratti come fidanzata, io non ti tratto come fidanzato. Passo quasi ogni ora del giorno con te, ti s***o nel tuo letto, che c***o devo fare? Cos'altro devo dire? I ragazzi si sentono in diritto di ferirti, ma tu non puoi ferire loro. Sono fatti così. Penso che Louis sia piuttosto sensibile, ma solo per quanto riguarda i suoi di sentimenti, non certo per i miei. Ora che abbiamo chiarito... Oh mio Dio! Sembra che l'atmosfera si stia riscaldando per Hayley e per Derrick. Come la vedi tu, Chris? Io sono extra. Lo so. No, la cosa migliore è quando sei stizzito, guardi in su con gli occhi, sei tanto carino. È vero, divento proprio un è così. No, ma sei buffo. Se non fossi extra, sarei me stesso. Certo che no. Mi rende nervoso, non voglio mentire. Chi? Hayley. Oh, Hayley ti rende nervoso. È solo che lei mi manda dei messaggi ambigui, sì. Tipo, Lexi non flirta con... Insomma, non lo so, è solo che sono troppo protettivo. Quindi me la prendo per ogni conversazione. Sento che Hayley non è qui per me, è qui per avere delle attenzioni. Mi sta prendendo in giro e io non lo accetto. Sì. So good to be alive. Taking matters into my own hands. I won't stand for no man who's missing all the reasons to be different than they've been. The writing is in the wind. Ehi, sono tornati! Sono tornati! Aspetta, eccoli. Stanno salendo ora! Non so voi, ma io ho l'impressione che Taylor e Alicia si abbracceranno come vecchie amiche. Oh, stavo scherzando! Preparate i popcorn! Alicia è tornata! Oh mio Dio! Alicia entra in casa! Non ci credo! Vedo di nuovo quell'idiota! Mi dite che c***o ci fa qui? È uno scherzo di me. Chiudi il credibile. Oh mio Dio. Al momento sono tutti dei coglioni completamente fuori di testa. Perché il mio uomo è dovuto andare via e quella è tornata? Oh porca puttana. Ma che cosa succede?
Non cambiate canale! Alicia ha detto, idiota, sono tornata! Non posso accettarlo, c***o! L'inverno è qui! L'inverno è qui! Alicia è tornata! È uno scherzo di me! Incredibile! Ciao! Come va? Come va? Panoramica su tutti, mi fermo su Derrick, lo osservo, lui resta così. Per 5 minuti. Oh, c***o! Che diavolo ci fa Alicia qui? Per quale motivo è tornata? Non riesco a spiegarmelo. È tornata per guardare Cory che sta con Taylor ogni giorno. Perché? Insomma, sono confuso. Penso al domani, alla situazione attuale. Penso chi mi rende felice, chi resterà con me. Mi passano molte cose per la testa. Questa casa è indubbiamente molto drammatica. Non so in che cosa mi sono ficcata. Questo posto è davvero terrificante. Alicia è single. Non è una ex. Non può essere eliminata. Chiudi il vestito, Reggie. Io mi butto. Giuro su Dio. Mi butto. Mi butto. No! Questa di show! Proprio quando pensavi di aver eliminato qualcuno, di averlo fatto fuori, ecco che torna come l'herpes! Sono scioccata, sono completamente scioccata. Devono esserlo tutti! Vado a farmi una doccia, scusa. Mi faccio la doccia. Stai bene, fratello? Come va, Derrick? Come va? Come va? Bentornata! Che cosa ci trovi di tanto bello? Bentornata. Sono ancora di troppo, la risposta è no. No, non preoccuparti, io non mi sbaglio. Bentornata. Hai preso il potere nel modo sbagliato. Alicia è un'amica, ma sapete, ho votato per farla eliminare. Ho dovuto dare un cut ad Alicia. So che adesso lei me la farà pagare. Non credo che supererò l'eliminazione, è impossibile. Ci sono tante c***o di persone. Perché? Che mi hanno preso come bersaglio. Tra Angela, che mi odia. Tra il mio c***o di amico che ho mandato a casa. Che ora è tornato! Che c***o è successo? Fratello. Abbracciami, fratello. Mi puoi abbracciare? Ho bisogno di qualcuno che mi abbracci, c***o. Non so che succede, Chase! Mentre Chase cerca di aiutare Derrick a calmarsi, l'aria si sta già riscaldando per hashtag Shameron. Sei innamorato di me. Non so quanto, ma sei innamorato. Dannazione, mi sono odiato per aver mollato quello che avevamo iniziato. E invece l'ho lasciato andare. Mi piaci. Quanto mi piaci. Sai che lo penso davvero, Sei ubriaco. Sì, sono uno ubriaco, ma da sobrio la penso uguale. Comunque più mi ubriaco e più lei mi piace. È così che funzionano le cose. No! Non farlo qui! Come osi? Non farlo! Non mi baciare! Stammi lontano o ci voteranno tutti contro! Dove possiamo parlare? Non lo so. Lontano dagli altri. Forse fuori, non lo so. Senti, io e Alicia dobbiamo ancora capire tante cose. Parliamo ancora di lei? No, non dico che voglio parlare di lei. Io non credo. Dico solo che dobbiamo capire tante cose. Che cosa significa? Che ci sono ancora dei sentimenti. Ok. Da parte sua e da parte mia. Voglio solo essere sincero. Lasciami. Con te. Fermami. Fermati. Vieni qui. Cori. Voglio solo chiarire le cose. Cori, fermo! A quanto pare io attraggo sempre i ragazzi sbagliati e non so perché. Sto perdendo la c***o di pazienza. Sei cattivo. No, voglio parlare con te perché la voglio risolvere. Devo affrontare questa cosa oggi. E voglio essere sicuro che tu sia tranquilla. Dobbiamo chiarire tutto. Non sono tranquilla, voglio andare via. No, me ne ma vado. Io voglio parlare voglio con andare. Te. Tu non te ne vai. Sì, invece, non te ne vai. Perché dovrei restare qui? Sai, è difficile. Hai due opzioni. Da un lato la persona che ti tiene legato e che è qui per te. Dall'altro, una che non ti ha mai detto che ti ama, ma vuole divertirsi. Quindi continuerò ad essere sincero con Taylor e continuerò ad essere sincero con Alicia, sperando di arrivare a un risultato. Ferma! Non riesco ferma. Nemmeno a guardarti. Sentiamo, perché non perché ci riesci? Tanto tu starei con lei! Non starò affatto con lei. Tu hai ancora dei sentimenti per lei, è quello che mi hai detto.
fatto che lui non mi risponda mi fa arrabbiare. Sento veramente che lo sto perdendo. Scusate, per favore. Ragazze, pensate che dovrei restare qui? No. No, io non credo. Addio. Alicia è tornata da poco nella casa come ripescata. Cory ha rivelato di avere ancora un debole per Alicia. Quindi Taylor sta facendo i bagagli. Addio. Dov'è Cory? Non lo so, ma nessuno mi può prendere in giro. Taylor, che cazzo fai? Sta facendo le valigie. A me piace Alicia, vuole cacciare via le ragazze, vuole litigare con le ragazze. È come Giovanna d'Arco. Non capisco perché è venuta in questa casa sapendo che ha provocato tanti problemi. Sei stata eliminata letteralmente da tutti. Il centro dell'attenzione. Ma che dice? Non che volesse proprio tornare, penso che per lei sia solo così, un punto di divertimento. Spuntare all'improvviso è da da stupidi. Si farà del male. No, ma uno deve andare a casa se c'è un motivo serio. Se ne deve andare a casa. Non me ne starò qui seduta a guardare questo cazzo di casino. Me ne vado, me ne vado. No, non te ne andare, non lo fare. Mi hai sempre detto che non provi niente per lei, però mi hai mentito, cazzo. La nostra storia è nuova, è recente, stiamo insieme da 2 settimane. Io e lei ne abbiamo passate tante, cazzo. Avevamo un legame profondo, io adesso ci devo parlare. Allora vai e parlaci, perché io non posso starmene qui come un idiota. Devo parlare con te. Io voglio essere onesto con tutte e due. Non ho intenzione di trascinarle in una palude. Voglio essere sicuro che entrambe sappiano cosa provo. Stammi a sentire. Ho detto a Taylor che provo ancora dei sentimenti per te. Ho spezzato il cuore a quella ragazza e non è giusto. Non si fa così. E quando tu sei entrata nella casa, ho detto le stesse cose a lei. Non è giusto per Alicia. Gliel'ho detto. Lo sai che la nostra relazione è stata più profonda. Per essere chiari, la mia motivazione è provare a capire come cazzo stanno le cose. Funzionerà o no? È come voler mettere un punto fermo. Questa è la tua opportunità. Se pensi ci sia qualcosa, datti una cazzo di regolata. E se devo dire ogni giorno a quella sto di farsi da parte, cazzo, se glielo dirò. Non può funzionare. Non deve per forza andare così. Sei il piccolo diavolo della Tasmania. Ti devi calmare. Mi calmo. Ci sono ancora molte cose che dobbiamo capire e spero che in questi giorni ci riusciremo. Quando sulla villa cala la notte, Cameron e Shanley continuano a flirtare. Cory dorme da solo e Taylor odia la vita. Buonanotte a tutti! Sei irritante. Lui pensa di essere divertente. Oh. Io avrei agito esattamente come te. È tardi, che vuoi per colazione? Cucino io. Solo delle uova, a dire il vero, e qualche fetta di avocado. Ok. Grazie, tesoro. Non c'è di che. Polly e io stiamo andando bene. Abbiamo avuto i nostri inciampi durante il percorso, abbiamo avuto i nostri ostacoli, ma adesso abbiamo trovato una buona intesa. Polly e Lexi sembrano avere una relazione stabile, quindi mi annoiano. Vediamo come stanno Hayley e Chris. Come va? Voglio solo dirti che tu mi piaci. E da sempre. Tornerò a casa non sapendo se vuoi riaccendere il nostro rapporto. Una delle cose che ho visto e che mi ha fatto davvero male è successa ieri in cucina. Ho visto voi due che insieme fate scintille. E insomma, adesso sto pensando che se tornassimo a casa, tu staresti con me e ecco, non mi escono le parole. Chris si sente minacciato da Derrick perché io mi sento attratta da lui. Non sto parlando affatto di Derrick. Certo che no, Chris. Non ti comporti affatto come se fossi geloso di Derrick. Non so perché ti sei fissato così. All'improvviso mi sento alquanto scombussolato perché devo capire non pensare solo al presente, ma al mio futuro. Tua madre mi odia, i tuoi amici mi odiano, il tuo c***o di cane mi odia. Io provo tanto amore per Hayley. Ma sento che lei non ricambia il mio amore. Non lo so. Ho bisogno di tempo per riflettere. Prenditi tutto il tempo che vuoi. Io starò qui qualunque sia la decisione. Voglio stare con Chris, ma lui è molto geloso. Questo è stato uno dei nostri più grandi problemi. Ora il fatto che lui si senta insicuro fa dubitare anche me. Fa male ed è brutto, perché io spero davvero che funzioni. Il
il tuo ritorno è stato un gesto eroico. Te ne sei andata perché ti avevano cacciata via, ma sei tornata qui come se niente fosse. Sono qui, affronto quegli Alicia e io abbiamo una seconda chance. E tra di noi non ci sono mai stati problemi. Se io fossi nei panni di Alicia, probabilmente mi comporterei in modo diverso. Io non sono capace di controllarmi, quindi la stimo. La stimo perché si comporta in questo modo. Io non ce la farei, non sono il tipo. Io non so se l'avrei fatto. Non lo so. Anche se hai rovinato la mia entrata, non fa niente. Insomma, non importa. Beh, gente, ho deciso. Andrò nudo. L'eliminazione si avvicina ed ecco a che punto siamo. Hai mandato a casa il mio uomo, quindi tu non mi piaci. Questa è la posizione di Derrick. Victoria e Louis non si parlano e Chris ha dei dubbi su Hayley. Angela darà un cut a Derrick. Chase non si sa. Alicia non si sa. E tu... E... A me piace Hayley, ma è come... Non la vuoi qui? No. Chris è un mio amico e io voglio avere il suo appoggio, ma in fondo non posso mettere bocca tra Chris e nessuna delle sue ex, perché un attimo le ama e l'attimo dopo le odia. Se dai un cut a Hayley, ma poi gli altri due le danno un crush, è finita. Dobbiamo trovare due che le danno il cut. Penso che Taylor e Corey possiamo convincerli. Perché loro non sono coinvolte in questo, sono più preoccupate per la situazione degli OG. Quindi per Chase è la stessa cosa. Io potrei parlare con Chase e tu con Taylor e Corey. Parlerò con Corey. Stasera c'è l'eliminazione. Hayley non è qui per me, questo si è visto chiaramente. Per me Hayley deve andare via. Che di fine ha fatto Alicia? Qualcuno l'ha vista? Anche se Angela e Alicia non sono amiche, contro di me fanno squadra e mi danno dei cut. Alicia, posso parlarti? Al momento non si mette bene per me. Hai votato? No. Sai già come votare? Senti, noi siamo in buoni rapporti e voglio che tu lo dimostri. Dimostra che non sei una s***a vigliacca come sono stato io. Ovviamente quando l'ho guardato ho cominciato a ridere perché... In quel momento ho capito che finalmente avevo il potere e il controllo per farlo sentire come mi ero sentita io. Mentre Alicia lascia Derrick in un bagno di sudore, Chris fa la campagna per eliminare Hayley. Sento che è solo una cosa di comodo con Hayley. È proprio una s***a. Senti, quando è arrivata qui, lei mirava a Derrick. Ho già sopportato tutte queste stronzate che mi ha fatto in passato. Sì. E io non penso che cambierà. Fai quello che vuoi, ma se devo essere sincero... Sì, lo so, tu vuoi farla fuori. Io ti capisco perfettamente. Ti dirò per chi voto. Andiamo. Ok, grazie per la tua comprensione. Penso che Chris abbia finalmente compreso che fuori questa sua relazione non può funzionare. Hanno provato a riallacciare i rapporti, quindi io penso che lei debba essere eliminata. Vorrei dare un crush a Shelly e a Cameron, perché voglio che le persone a cui tengo restino qui. Questo è il mio voto. Voglio dare un cut a Louis. Sento che non ha senso per lui restare qui senza una relazione. Non sopporto che Alicia sia una OG, ma stasera devo dare il mio voto e continuare. C'è una persona in questa casa... che è causa della partenza del mio amore. Quindi per me è facile. Derrick. Caro. L'eliminazione di stasera sarà interessante. Il discorso per me è chiaro. Con tutto questo dramma tra me e Victoria, non so come stia manipolando la nostra storia con tutti gli altri della casa, quindi potrebbero anche sbattermi fuori. Non so a che punto siamo io e Chris. Al momento non ne ho idea. Da quando sono arrivata siamo stati bene. Si è comportato come se stessimo insieme, ma poi è cambiato. Bentornati all'eliminazione, amici! Louis, so che sei sceso nella capanna dei segreti. Hai sentito delle crude verità? Sì, non è stata solo una verità. Non so se mi spiego. Sono state molteplici. Ok. Victoria, devo chiederti una cosa. Alla fine gli hai chiesto scusa oppure no? Credo che se io dovessi chiedergli scusa, allora dovrebbe chiedermi scusa anche lui. Non avevamo certo una relazione stabile. Suppongo che debba esserci un chiarimento verbale. Non so se mi spiego. Assolutamente, c'è stato. Allora, cominciamo. Shelly,
tu non hai chip, quindi sei salva. June, sappiamo già cosa c'è qui, sei salvo. Lexi, hai un crash. Grazie. Cameron, hai un chip. Ed è un crash, fratello. Congratulazioni, sei salvo. Derrick, tocca a te, fratello. Hai un bersaglio sulla schiena? Sì, sì, sempre, sempre. Va bene, andiamo a vedere. Sì, hai dei chip, fratello. A dire il vero, uno. Ed è un cat. Sì, me l'aspettavo. Significa che sei in bilico, va a sederti. Ailey, avvicinati alla tua ananas. Come ti senti adesso? Sono nervosa. Non so esattamente a che punto siamo io e Chris, perciò non so che cosa accadrà. Sei pronta? Mm-hmm. Hai alcuni chip. Hai alcuni chip. Cut. Il prossimo. Cut. Il terzo. Cut. Tre cut. Siediti. Mi ha sorpreso vedere che Ailey abbia così tanti cut, perché non pensavo proprio che Chris dicesse sul serio riguardo quella campagna per farla fuori, ma ha funzionato. Ora l'ultimo della fila. Luis, è la tua prima eliminazione. Come ti senti? Non lo so, probabilmente andrò a casa. Vediamo che succede. Andiamo a vedere. Facciamolo. Ecco qua. Indubbiamente ci sono dei chip in quest'ananas, fratello. L'unica cosa che fa Luis è rubarci l'ossigeno, quindi è ora che se ne vada. Cut. Cut. Crash! Wow! Significa che sei stato salvato, perché questo annulla un voto cat. Devo ancora scusarmi? Voglio che sia chiaro per Luis che questo crash l'ho dato per amicizia, per voltare pagina e per abbandonare quella negatività che era iniziata. Salvato dalla tua ex. Ailey, questo significa che tu non sei più una ex on the beach. Chris, se volevi mandarla a casa, potevi dirmelo. Almeno io e lei ci saremmo divertiti. Ailey, vieni qui. Sono convinta che Chris passi da una cosa all'altra in modo troppo brusco. Ha voluto mandar via Ailey e ha ottenuto quello che voleva. Sono scioccata quanto te. Quel co***o di Chris mi ha eliminata! Che c***o! Ailey non era qui per me. Ha flirtato con gli altri della casa e io non voglio un amore falso. Così ho preso la decisione giusta. Posso parlarti? Un momento. Possiamo andare in bagno? So già che dirai solo che... Voglio solo parlare con te. Aspetta, non staremo mai insieme, quindi sono contenta. La ragione, per cui ti ho eliminato è perché all'inizio tu mi hai dato qualcosa, ma sento che la storia è del tutto cambiata e che questa relazione ora non è autentica. Sono diventato nervoso e ho agito di conseguenza. Ok, ma ti rendi conto di come mi sento da quando sono arrivata? Non hai fatto altro che dire ti amo qui, ti amo lì e poi da io allora... Io ti capisco, credimi, ti capisco. Quindi mi hai detto solo bugie? Non voglio parlare mai più con te, adesso vattene, è meglio. Beh, questo è un taglio netto, suppongo. Suppongo di sì. Non ho mai pensato che Chris avrebbe votato contro di me. Non ero sicura di come avrebbe votato stasera, ma è l'ultima cosa che mi sarei aspettata. Quindi fa male. Per me è stato una specie di tradimento. Me ne vado da qui e non farò più parte di Ex on the Beach. Nel prossimo episodio di Ex on the Beach, una nuova ex si approccia nel modo sbagliato. Ecco che ti dico, va! Victoria ha un appuntamento da sogno con Chase. Io vedo delle scintille. E la capanna dei segreti esplode. Dovevi venire da me. Sei da sicura? Uomo, c***o! Dovevi venire Ho da me! Ho delle riserve. Non me ne frega proprio un c***o!